Questo secondo esercizio delle strapline, mappa 15, dice: la mappa 15 raffigura una superficie topografica con equidistanza 5 metri, con un orizzonte di carbone che affiora nei punti A, B e C. Per prima cosa bisogna collegare i punti A e B con una retta e suddividere il segmento AB in 5 parti. Perché 5? Perché la distanza da A e B sono 20 metri, infatti A affiora a 35 metri e B affiora a 15 metri. Quindi la distanza è 20 metri e l'equidistanza è 5 metri, quindi differenza di quota 20 metri fratto equidistanza 5, 5 metri uguale a 4 segmenti. Quindi si suddivide il segmento AB in 5 parti e si segnano i punti 30, 25 e 20. Poi si procede a tracciare le straight lines e si inizia con la straight line di quota 30, passante da questo punto che collega questo punto 30 con il punto C. In questo modo abbiamo anche l'inclinazione, perché per tracciare le straight line ci serve soltanto tracciare la prima, ci serve l'inclinazione e ci serve l'equidistanza. Una volta che abbiamo queste tre cose possiamo procedere all'infinito. Infatti tracciamo la straight line quota 25, la straight line quota 20 e la straight line quota 15. Possiamo tracciare anche la straight line quota 10 e la straight line quota 40, ma questi due non servono perché non intercettano la topografia. Una volta tracciate le straight line, dobbiamo segnare i punti di intersezione tra di esse e le isoipse, che sono questi pallini qui. Una volta segnate le intercette, bisogna collegarle, però per sapere come collegarle dobbiamo prima stabilire se ci troviamo di fronte a un frenapoggio o reggipoggio e se è un frenapoggio maggiore o minore. In questo caso possiamo notare che sia le isoipse che le straight line scendono entrambe da quota superiore a nord-est a quota inferiore a sud-ovest. Infatti le isoipse vanno da 35, 30, 25, 20, 15 e così anche le straight line, e quindi possiamo immaginare che di avere di fronte un pendio che scende, e nella stessa maniera abbiamo anche il limite che scende e per cui ci troviamo in un caso di frenapoggio. In questo caso il frenapoggio è maggiore, e questo perché la distanza tra le isoipse è maggiore della distanza tra le straight line, perché una distanza inferiore sta ad indicare un'inclinazione maggiore. E come sappiamo, in pianta il limite al frenapoggio maggiore si oppone alla curvatura delle isoipse. Infatti, se le isoipse curvano qui in questo verso, il limite curverà in quest'altro verso. Se le isoipse curvano da questa parte, il limite curverà dall'altra parte. Quindi tracciamo il limite in questa maniera, e qui siamo anche aiutati un poco dall'affioramento nel punto B, però abbiamo alcune zone di incertezza, come non sappiamo esattamente se questo limite chiuderà qui o chiuderà più avanti. L'importante è che non interseca l'isoipsa di quota minore, e qui che non interseca l'isoipsa di quota maggiore. Con il goniometro posizionato in questa maniera, con il centro su una straight line, possiamo leggere la direzione, che sarà 119. 119 più 90 fa 209. L'immersione sarà quindi 209, invece l'inclinazione è 0,6, facendo il triangolo di pendenza come abbiamo visto nell'esercizio precedente, dove l'ipotenusa sarà uguale all'arco tangente di 5 fratto 50. Questa volta, oltre alla giacitura dell'elemento planare, abbiamo anche rappresentato dove affiora il limite, e questa linea suddivide le parti al di sopra e le parti al di sotto della topografia, e in azzurro chiaro ho colorato le parti
al di sotto dell'orizzonte di carbone, l'area sottostante all'orizzonte di carbone.